Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. Buonasera mondo, buonasera Italia. Eccoci qua nuovamente ritrovati con Sunset Disco Zimmari in compagnia di Sasà Santomauro in questo mercoledì 18 gennaio. Buona giornata così, vento, tanto vento. E tanto eolo. Buongiorno agli amici palermitani, come va ragazzi? E ben ritrovati anche agli amici di Mondello. Che bello, che bello. E ben ritrovati anche agli amici di Santo Stefano di Camastro. E mi sa, se non sbaglio, è la seconda o la terza volta che vi vedo nel monitor come geocalizzazione. E tanto buonasera alla nostra Milano del Sud, Catania. E poi come non salutare gli amici di Milazzo, Messina. Salutiamo l'amico Francesco Fotti da Milazzo. E poi Tommaso Mangano. Buonasera all'arcipelago. E oggi una puntata ricca, amici. Andremo ad ascoltare un po' l'ultimo discorso di Agnelli, da presidente della Juventus. Il mio futuro è una pagina bianca. E ancora poi le prime parole ancora del nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Costruiremo un futuro glorioso. E poi ancora le ultime parole di Nedved. Grazie Agnelli, so quanti sacrifici hai fatto. Tutto questo, amici, rimanendo su Radio Zimmari in compagnia di Sasà, che prima o poi prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole eolie. Signori e signore, il tempo di attesa è finito. Il programma inizia in 5, 4, 3, 2, 1. Siete pronti? E con voi per un'ora, Sasà Santomauro, con la sua Sunset Dance Music. Radio Zimmari Web, la radio delle isole eolie. E per gli amici d'oltreoceano, siamo nell'arcipelago eoliano, a Panarea. Disco pilota, amici, Your Love, in collaborazione con Alan Dixon, Frankie Knuckles, Director Scout, a Radio Zimmari. Disco pilota. Ta 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 ta. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari, a Panarea, e sintonizzati su Radio Zimmari. Radio Zimmari Web e Sasà Santomauro presentano Sunset Music, a Panarea. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. When your body's next to me, I begin to sweat. When we touch, I lose control. Now you know what's next. Fantasizing all the time. Your body makes the mind.
Yo Rob, Frankie Knuckles, Irak Scott, Eric, Alan, Eric Cooper. E James Principe, ancora Alan Dixon, Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per voi, per noi, per loro. Come on, come on, come on, yeah, yeah, yeah. E noi continuiamo ancora, amici. Arriva Big Mel con Carol Frey insieme a Rough Loaders. Radio Zimmari che trasmette da Panarea. Sunset Music, Disco Dance Music con Sasa. Don't have a care about what these people say. Cause all they know is negative. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie: Radio Zimmari, il ponte della musica. Don't ever be afraid to love yourself. And never try to be like someone else. And don't ever be ashamed of who you are. It don't matter what they say, just go ahead, do you. I had to tell myself that I am a star. I had to tell myself that. Porta Radio Zimmari con te, è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari, e lei verrà con te, ovunque andrai. Nel frattempo voglio anche ricordare gli amici che si sono appena collegati, che state ascoltando Radio Zimmari in compagnia di Sasa Santomau e che trasmettiamo da Panarea, Isole Eolie. E per voi amici di oltreoceano, siamo in Sicily. Just be yourself and make the whole world feel you. Don't ever be afraid to love yourself. Can never try to be like someone else. And don't ever be ashamed of who you are. It don't matter what they say, just go ahead, do you. E intanto salutiamo anche gli amici di Trecastagne e, come dicevo prima, gli amici di Messina che si sono aggregati ancora, Catania, Acicastello, Giardini, Naxos. E buonasera agli amici di Taormina, buonasera a Marco da Taormina. Radio Zimmari, amici, l'atmosfera giusta per voi, per noi, per loro. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari, a Panarea, e sintonizzati su Radio Zimmari. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. Hey
Earth, Wind, Fire, Eric Cooper, ancora con noi in settembre a Radio Zimmari, che trasmette da Panareale. Andiamoci ad ascoltare, amici, questo fantastico brano. Dopodiché partiamo con gli Agnelli. Remember. E poi col nuovo presidente della Juventus, Ferrero. Ero. Qualcuno ancora mi aveva scritto di avere informazioni appunto sulla cattura del boss di Cosa Nostra, però amici non è che possiamo sempre dare notizie riguardante soltanto Matteo Messina Denaro. E domani daremo ancora qualche altra notizia, anche perché poi alla fine è l'unica cosa che c'è di nuovo, hanno ritrovato il secondo covo del boss. E poi la figlia, che dice di non voler sapere niente. Informazione alla tua mente, compagnia alla gente. Non isolarti. Radio Zimmari, la tua isola di musica. C'è solo una cosa che può unire le sette isole eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. Noi amici ci andiamo ad ascoltare, ecco, il discorso di Agnelli, l'ultimo discorso di Agnelli da presidente della Juventus. Grazie. Andrei direttamente alla seconda riga degli appunti che mi sono fatto per questo discorso di oggi, che oggi è un piacere diverso e particolare per me accogliervi tutti quanti all'Allianz Stadium in casa nostra. Oggi è particolare perché non posso e verosimilmente non voglio nascondere l'emozione che mi anima, che ci anima. Oggi si chiude un capitolo della storia della Juventus, è un capitolo mio e di Pavel personale, un capitolo di quasi 13 anni.
un capitolo che evidentemente in questo momento facciamo fatica a leggere e rileggere. Vorrei dare un senso e cercare di inquadrare anche quello che è stata l'attività di questi anni, quella che è stata la mia personale, quelli che sono stati alcuni dei risultati principali della Juventus. Il mio lavoro è sempre stato essenzialmente quello di cercare di comprendere il contesto e indicare la direzione strategica della società. Questa era la parte fondamentale per cercare di indirizzare quelle che sarebbero state poi le operazioni della società. Ma quindi quando parliamo di calcio, di che cosa parliamo in realtà? Perché poi spesso ci si riduce a parlare di quello che è stata l'azione sul campo, il gol, il fuorigioco, dato o non dato. Ma il calcio non è questo, il calcio fa parte dell'industria dell'intrattenimento, fa parte del settore dello sport ed è il principale, ed è la principale attività all'interno dello sport. Quando parliamo dell'industria dell'intrattenimento parliamo di un'industria di 750 miliardi che è evidente, comprende il gaming, gli sport, tutta la parte della musica, musei, teatri. Quindi fa parte di questo tipo di attività. Che cosa facciamo noi nel nostro tempo libero, nella nostra attività dell'intrattenimento? Quando parliamo dell'industria dello sport parliamo di un'industria di 140 miliardi e quando parliamo del calcio parliamo di un'industria di 43 miliardi. Quindi sì, è giusto parlare del gol dato, del gol non dato, del fuorigioco, però stiamo parlando di un'industria di queste dimensioni. E poi guardo per cercare di capire quali sono le soluzioni più idonee per la nostra industria. Adesso alcuni dati che vanno da parte degli investitori istituzionali: da gennaio a settembre del 2022 hanno investito 30 miliardi dopo aver investito 50 miliardi nel 2021, inseguendo evidentemente questi investitori istituzionali delle opportunità che sono sedimentate all'interno del nostro settore. Quindi sono il fatto che siamo una media, siamo media, abbiamo contenuti, e contenuti oggi sappiamo perfettamente che sono strategici per il successo dei distributori. Abbiamo delle enormi fan base, specialmente i principali club. Abbiamo evidentemente delle carenze di governance. Poi oltre alle opportunità sedimentate abbiamo una serie di opportunità che sono quelle definite opportunistiche, arbitraggi o evidentemente carenze finanziarie. Solo lo scorso anno abbiamo visto transazioni in M&A per quanto riguarda i principali club: il Chelsea per 3 miliardi, il Milan per 1,2 miliardi, il Newcastle per 340 milioni, il 47% dell'Atalanta per 237 milioni e il 22% del Leeds per 57. E noi amici potete, ecco, manderemo un po', se volete potete andarla ad ascoltarvela, l'intervista integrale credo che già ci sia su YouTube. Troverete direttamente l'intervista in integrale. E allora amici, andiamo ad ascoltarci il nuovo presidente della Juventus, Ferrero. Beh, dal quello che sono riuscito un po' a intravedere, ecco, e soprattutto a sentire come voi, credo che sia un presidente molto ambizioso. Andiamo ad ascoltarlo, amici. Radio Zimmari, che trasmette da Panarea. In studio a tenervi compagnia, in questo momento c'è Sasà Santomauro. Gianluca Ferrero, nuovo presidente della Juventus. Buongiorno a tutti. Ho assunto oggi l'incarico di presidente della Juventus con grande emozione, ma anche con grandissimo orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica un pensiero di forte ringraziamento va ai presidenti, a tutti i presidenti che mi hanno preceduto, con alcuni dei quali io ho anche passato pezzi della mia vita. Ed in particolare volevo ringraziare il presidente Andrea Agnelli, che quest'oggi al termine dell'assemblea ha voluto regalarmi questa bellissima maglia che voi avrete già visto in assemblea e di cui io poi spero di essere all'altezza e quindi di onorarla come questa maglia merita. E quindi grazie Andrea per questo dono e per questa sorpresa che mi hai voluto fare. Un primo pensiero va da presidente della Juventus a quelli che sono i tifosi
di questa squadra, tifosi che sono sempre stati per questa squadra la sua forza e il suo cuore. In assemblea, ma anche ultimamente, ho avuto modo di incontrare, parlare con qualcuno di loro, sentire quelle che erano le loro confidenze, e li ho trovati smarriti, li ho trovati dubbiosi, li ho trovati timorosi, li ho trovati, no, così preoccupati del futuro di questa nostra società, di questa squadra. E qui, proprio per i tifosi, io voglio essere molto chiaro, cioè quando ho assunto questo impegno di diventare presidente della Juventus, l'ho assunto con l'idea di dare il massimo del mio impegno per questa squadra, per la Juventus. Assieme al CDA, che è stato oggi eletto assieme a me, e assieme al nuovo amministratore delegato, lavoreremo per costruire un futuro della Juventus che sia pari all'altezza di quello che è stato il suo passato. Un passato glorioso, un passato di 125 anni, un passato che ha fatto di questa società una gloria del mondo sportivo e soprattutto la più forte società di calcio italiana. E quando parlo di Juventus parlo di tutta la Juventus che lavora sul campo e la Juventus che lavora fuori dal campo, quindi tutta la società e tutti quelli che ci lavorano dentro. Come sapete, nei prossime settimane, nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide e per le quali noi come consiglio di amministrazione riteniamo di avere l'esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus, per difendere la nostra squadra in tutte le sedi competenti. Quando parlo di tutte le sedi competenti parlo evidentemente della sede penale, della sede sportiva e della sede civile. Lo faremo con determinazione, lo faremo con rigore, lo faremo anche con però pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che saranno chiamati a giudicarci. Ma quello che vogliamo è uguale rispetto per noi, per la società e per la nostra squadra, per poter discutere con serietà, rigore nelle sedi competenti quelle che sono state sostanzialmente le motivazioni del nostro agire. E con questo io vi ringrazio e passo la parola a Maurizio. E adesso, amici, arriva Scaravino, ecco il nuovo amministratore delegato. Vediamo cosa dice. Grazie Gianluca, buongiorno a tutti. Da parte mia chiaramente garantirò il massimo impegno per la Juventus e voglio mettere a disposizione tutta l'esperienza che ho maturato alla guida anche di altre società e in altri settori. In questi 2 mesi di esperienza da direttore generale, che sono stati molto intensi, per questo ringrazio anche i colleghi, come ho fatto peraltro ieri, un primo incontro che abbiamo fatto, per la disponibilità. Tra l'altro era un periodo natalizio, quindi non esattamente adatto a questi ritmi. Devo dire, ho trovato appunto in questi mesi delle persone molto motivate, molto capaci e che lavorano con grande passione. Questo insieme ad una serie di progetti già avviati per il futuro prossimo, ma anche con una prospettiva più lunga. Quando parlo di persone parlo di tutte le persone della società, quelle più note a tutti quanti voi, al grande pubblico, da Allegri a Cherubini, da Braghina a Montemurro, ma sicuramente anche tutti gli altri che lavorano nella società, diciamo, nelle attività più classiche dell'azienda, quindi marketing, commerciale, amministrazione. Quindi con queste persone e con progetti
innovativi. In particolare voglio citare per l'area sportiva la Next Gen, che ha citato anche Andrea poco fa, che effettivamente si sta rivelando un progetto straordinario e molto strategico, che ha saputo già far esplodere diversi talenti che sono peraltro stabilmente in prima squadra già da quest'anno, ma da quello che mi dicono, insomma, e che si vede in prospettiva, ce ne sono molti in tutta la filiera delle giovanili pronti a sbocciare. Progetti invece fuori dall'ambito sportivo ce ne sono, come dicevo, tantissimi. In particolare l'obiettivo principale su cui ci concentreremo è andare ad aumentare, ad allargare decisamente il pubblico degli affezionati alla Juventus, quindi quelli, andare ad aggiungere a quello che è il nostro enorme pubblico classico, principalmente in Italia, target giovani e internazionali. Questo sicuramente grazie appunto ai nuovi progetti e anche alle nuove modalità di comunicazione, facendo leva su quelli che sono la storia, i valori e la forza del marchio di Juventus, pensiamo si possano raggiungere obiettivi molto interessanti. A proposito di obiettivi, sicuramente, come ho detto in una prima occasione quando ho incontrato un paio di mesi fa appunto la squadra, obiettivi e ambizioni sportive non cambiano, così come non cambiano quelle aziendali. Anche questa è parte della storia di Juventus, che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario e grandi progettualità commerciale, e questo è quello che ci proponiamo di fare da qui in poi anche per il futuro. E con questo vi ringrazio, ci saranno sicuramente poi opportunità di ulteriori confronti in futuro e vi auguro una buona giornata. E continuiamo ancora, amici. Abbiamo ascoltato le parole del nuovo presidente della Juventus e del nuovo amministratore delegato, Ciaravino, se non sbaglio, Amici, andiamo, partiamo ancora. E dove andiamo? Si va là. Musica alle tue orecchie, informazione alla tua mente, compagnia alla gente. Non isolarti. Radio Zimmari, la tua isola di musica. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari, a Panarea, e sintonizzati su Radio Zimmari. E torniamo ad ascoltare ancora musica, amici. Ritorna Frankie Knuckles, il Director Cut, Eric Cooper, Slade, Get Over Who, Radio Zimmari. Come on. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sassà Santomauro. Radio Zimmari è fatta fondamentalmente di due cose che non cambieranno mai. Due che parlano, Nadia e Sasà, e un disco che suona. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Yeah.
Porta Radio Zimmari con te, è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari, e lei verrà con te, ovunque andrai. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. Il ponte della musica che unisce le sette isole Eolie. Radio Zimmari, atmosfera giusta per voi. E noi continuiamo ancora, amici. Arrivano You Want Me Stay. Inaya Day e Robin Show. Andiamoci ad ascoltare, amici, le parole, le ultime parole come vicepresidente appunto della Juventus di Pavel Nedved. Non ho parlato spesso questa assemblea, ma oggi mi sembra doveroso di salutare e ringraziare tutti voi. Questo ringraziamento, questa giornata conclusiva della mia esperienza alla Juventus, arriva dopo un percorso durato 20 anni. Ero giovane calciatore e sono diventato un dirigente di mezza età. Ogni momento della mia vita juventina meriterebbe molti ringraziamenti. Nel 2001, quando sono arrivato, ho potuto adattarmi con tranquillità a questa nuova realtà, grazie al sostegno dei dirigenti e soprattutto grazie alla fiducia di dottor Umberto e di Donna Allegra, che si sono comportati con me come una famiglia. Grazie a loro ho potuto capire questa città e soprattutto questo club, che non è solamente uno dei più importanti e più amati del mondo, ma anche un onore per chiunque possa rappresentarlo in campo o dietro una scrivania. Avevo smesso di giocare da pochi anni quando gli azionisti di questa società, in cui riferimento alla famiglia Agnelli da quasi un secolo, mi hanno chiesto nel 2010 di entrare in consiglio d'amministrazione. I primi anni di apprendimento sono stati per me una grande scuola. Ho potuto relazionarmi con grandi professionalità e con dirigenti di altissimo livello. Ogni giorno ho potuto imparare qualcosa. Ho avuto occasione di dare con grande libertà il mio contributo. Poi sono diventato vicepresidente. Ovviamente sono molto orgoglioso di questo incarico, che è un grande onore, ma anche un'attività. Un lavoro quotidiano, fatto di riunioni, di incontri, di discussioni e di parole, ma soprattutto di passione. Senza quest'ultimo elemento non ci avrei mai fatto e non mi è mai mancata. Dal primo giorno dell'allenamento al comunale fino ad oggi in questa sala. Alla fine, grazie a lei Presidente, grazie a te Andrea per la nostra amicizia anche fuori dal lavoro. Penso soprattutto alle nostre partite all'Epica di giovedì, dove ci divertivamo, dove giocavamo, anche litigavamo, discutevamo, dove però si è rinforzato il nostro legame, la nostra unione, quella che per me è stata determinante per il nostro lavoro.
so quanto tu ami la Juventus, quanto hai lavorato, quanti sacrifici hai fatto per la Juventus e quanto sei stato leader per tutti noi, capace di guidare questa società. È stato un onore stare al tuo fianco, un onore grande. Grazie di tutto, presidente, grazie a tutti. E queste sono state le ultime parole, amici, di Pavel Nedved. Si spera, si auguriamo tutti noi juventini, ecco, che questa sia solo una parentesi dopo un po' tutto il trambusto, dopo un po' che si sistemeranno un po' tutti quanti i processi, sia Pavel che Andrea Agnelli possono ritornare alla guida della Juventus. E beh, e adesso amici, dobbiamo sempre tifare Juventus fino alla fine, ma soprattutto, ecco, tifare per i nuovi dirigenti affinché possono mettersi un po' in gioco anche loro e dimostrare, ecco, che non sono da meno da Pavel e da Andrea Agnelli. Amici, Radio Zimari in compagnia di Sasà. Right now, Inaga, day. Come on, let's go. Da musica alle tue orecchie, informazione alla tua mente, compagnia alla gente. Non isolarti. Radio Zimmari, la tua isola di musica. La vita puoi fuggire da tutto, ma non da Radio Zimari. Lei racconti ovunque andrai. Da Panarea, Radio Zimari, con Sasà Santomauro. Judy Arsh, Never Neck Love. Low. Noi con Radio Zimari ci siamo. E voi? Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. Ascolta Radio Zimmer, sei più facile.
Ascolta Radio Zimmer, sei più facile. Stappati una birra e goditi la nostra musica. Da Panarea, Radio Zimmeri con Sassà Santomauro. Ricordo l'appuntamento, amici, domani, ecco, dopo Buongiorno e Olie, ci sarà il Latino America con Nadia Solano e nel frattempo no, ricordiamo così. Da Panarea fino a Latino America, su Radio Zimmari, Nadia Solange. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari, a Panarea, e sintonizzati su Radio Zimmari. Radio Zimmari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. Never Knab, amici, Judy Hart. Radio Zimmer, amici, che trasmette da Panarea in questo mercoledì 18 gennaio, Sunset Disco Zimmer a Panarea. E dove se no? E noi continuiamo ancora, amici, ci avviamo verso la fine con Beverly Knight, Everything Gone by Alright. Come on! Radio Zimmari con te è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube scrivendo De Zimmari e lei verrà con te ovunque andrai. Zimmari con te è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube scrivendo De Zimmari e lei verrà con te ovunque andrai.
Radio. Un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Everything gonna be alright, amici. E noi andiamo, ci avviciniamo alla fine. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie: Radio Zimmari, il ponte della musica. Porta Radio Zimmari con te, è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari, e lei verrà con te, ovunque andrai. E come non chiudere con un grande noto DJ, Euliano Fonti, amici. Abbiamo scelto come sigla Bahia. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. E siamo arrivati al termine, amici, siamo arrivati al termine. Intanto salutiamo gli amici di Palermo, gli amici di Mondello, di Giordini, Naxos e Taormina, e poi gli amici di Trecastagni, la nostra Milano del Sud, Catania, Messina, Trecastagni e Acci Castello, e poi gli amici di Milazzo. Grazie davvero anche agli amici di Oltreoceano, salutiamo gli amici di Valencia, gli amici di Marrakesh. E salutiamo anche gli amici di Medellin. Gli amici, voi lo sapete, ecco, potete andarvi a riascoltare la live subito dopo, ecco, la fine, il tempo di mandarla direttamente in rete. Amici, credo che siamo arrivati al termine. Ecco, è stata un po' una puntata un po' così. Ecco, abbiamo fatto ascoltare l'ultima intervista. Per le ultime parole di, come presidente, ecco, della Juventus di Andrea Agnelli. Poi abbiamo fatto ascoltare le ultime parole anche di Pavel Nedved come vicepresidente della Juventus. E poi i new entry come presidente e come amministratore delegato, Ferrero e Ciaravino. Tutto questo, amici, su Radio Zimmari Web. A Panarea. Tuffati su Radio Zimmari Web. Un tuffo sull'isola più bella. La musica più bella. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari. A Panarea. E sintonizzati su Radio Zimmari. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro.
amici da Sassà Santo Mauro per questa terza ed ultima live di questo mercoledì 18 gennaio è tutto. A domani, ancora una buona serata. Ciao, ciao, ciao. Porta Radio Zimmari con te. È facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari. E lei verrà con te, ovunque andrai. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica.